Buonasera a tutti, eccoci per una nuova puntata di Egittolizzando, la trasmissione sempre richiesta di grande successo, il caffè virtuale che facciamo tutti i sabati qui online, sempre di più attuale col fatto che ci hanno richiuso un'altra volta e quindi sempre di più queste trasmissioni saranno. Vi accompagneranno, diciamo, in questa chiusura con le attività in streaming e conferenze e così via. Allora, Egittolizzando stasera parlerà di un grandissimo monumento in Egitto. Si parla del tempio di Abu Simbel, il tempio di Ramses II. Parleremo anche questa sera con la nostra compagna di viaggio Elena Cappannella. Buonasera Elena. E Buonasera a tutti. parleremo di questo tempio. Di questo tempio perché è un tempio che ha una duplice, è famoso per due motivi: è famoso per la sua imponenza, per la sua importanza, per chi l'ha costruito, è importante anche per una grande opera di ricostruzione da parte di una ditta italiana che negli anni 60 ha tagliato questo tempio, l'ha sezionato e poi l'ha ricostruito in una posizione più elevata dopo la costruzione della diga e la nascita del lago Nasser, che anche questa cosa ha fatto bene all'Egitto da un punto di vista idraulico, quindi per l'acqua, ma ha definitivamente cancellato le piene del Nilo, tra cui anche una cateratta rimane sotto il lago Nasser. Niente, quindi parleremo di questo tempio famoso costruito da Ramses II per celebrare la vittoria anche di Kadesh e anche per dare un monito come deterrente nei confronti delle popolazioni che abitavano il sud, quindi un tempio che stava a manifestare la grandezza e la potenza del faraone Ramses. Importante anche in questo caso, poi passeremo come tutte le nostre trasmissioni ad Elena che ci parlerà in modo più approfondito, è molto importante perché anche questo è famoso perché è stato violato, diciamo, è stato trovato l'ingresso di questo tempio da parte del nostro Indiana Jones, Giovanni Belzoni, nel 1817, ha disotterrato, levato un po' dalla sabbia, che era semi coperto dalla sabbia, è riuscito a trovare l'ingresso. Quindi Belzoni anche un'altra volta ha portato, il suo nome, in Egitto. Niente, io ora passerei ad Elena la palla e ci parlerà di Abu Simbel. Grazie Leonardo. Allora, io credo che ormai anche i muri sanno che il tempio di Abu Simbel è, credo, uno dei miei preferiti nel mondo. È un tempio, mi si dice, ma voglio dire, considerando le immagini, è un tempio enorme, è un tempio colossale, diviso in due parti, si parla del tempio maggiore e del tempio minore. E si trova, come ci ha detto Leonardo, ormai sulle rive del lago Nasser ad Aswan, che era l'antica Nubia. Come diceva Leonardo, infatti il tempio aveva una duplice, sì, una duplice, anzi quasi triplice, potrei dire, finalità. Innanzitutto era effettivamente quella di celebrare la potenza dell'Egitto sull'intero Egitto, compresa la Nubia. E celebrare la vittoria di Kadesh. Ma, piccolo inciso, Ramses II, che ha voluto la costruzione di questo tempio, fu un grandissimo bugiardo, enormemente bugiardo, cioè fu più grande propaganda e la prima Elena, propaganda. Elena, Dimmi. no, volevo introdurmi proprio per questa cosa qui. Infatti, che
Ramses II non ha vinto a Kadesh, ma ha fatto un pareggio no. fuori casa. Perché un pareggio fuori casa, quindi praticamente lui è riuscito a trasformare in una vittoria. Non capisco perché il re di Kadesh non abbia fatto finta di niente, però in realtà negli annali ittiti si parla di ben altre cose, quindi è molto intelligente. Probabilmente nemmeno lui aveva la possibilità e i numeri per vincere, quindi ha lasciato scorrere. No, non solo, ma poi furbescamente si è fatto un trattato di pace che gli ha praticamente garantito la pace. Non solo, sì, ma poi ti lascio andare. Praticamente Ramses II è anche un grande usurpatore di monumenti, però facciamo perdere, questo lo vedremo. Ci vorrebbe. Vai Elena. Grazie. Dicevo, questo è uno dei primi motivi, ovviamente. Il secondo motivo è quello di celebrare l'amore, la sua grande sposa reale Nefertari, scusate, grande errore, Nefertari, ovviamente. Tant'è vero che il tempio minore di Abu Simbel è proprio dedicato alla dea Hathor e alla grande sposa reale Nefertari, che tra l'altro ha avuto un ruolo fondamentale politicamente e diplomaticamente proprio durante il trattato di pace di cui ci parlava poco fa Leonardo. Tant'è vero che ci sono delle lettere proprio che si sono scambiate Nefertari e la regina Ittita Putuepa proprio per il trattato di pace. Quindi la regina Nefertari non era solo la grande sposa reale, l'amatissima moglie di Ramses II, ma ha avuto anche un ruolo fondamentale nel regno. E la meravigliosità, la bellezza, diciamo, e la grandiosità di questo tempio è che la regina Nefertari nel tempio di Abu Simbel è rappresentata ed è uno degli unici, credo, o comunque dei primi esempi in cui la grande sposa reale è rappresentata nelle stesse dimensioni del sovrano. Il Ramses stesso lo fa incidere sul tempio di Abu Simbel. C'è riportato che il tempio di Abu Simbel è la casa dai milioni di anni, nessuna costruzione simile è mai stata costruita, ed è vero, per varie ragioni. Ed ecco la terza finalità del tempio. Vi ho detto prima che il tempio è composto da due parti, il tempio maggiore ed il tempio minore. Nel tempio maggiore c'è un lungo corridoio e al fondo c'è un naos, il Sancta Sanctorum, con le statue del sovrano e delle divinità. Poi vi dirò quali sono queste divinità, ma la cosa importante è che il tempio di Abu Simbel è stato pensato dai costruttori egizi in maniera tale da essere orientato in modo tale che due volte l'anno i raggi del sole entrassero nel tempio e andassero ad illuminare le statue. Erano le statue del faraone Ramses e tre divinità. C'era Ptah, il dio degli artigiani, c'era Amon-Ra, il dio del sole, e c'era Ra. Erano due i giorni, come vi ho detto, il 20 ottobre ed il 20 febbraio. Alcuni dicono che erano i giorni dell'incoronazione del sovrano di Ramses II e quello della nascita. Ci sono anche altre teorie. Quello che è fondamentale è che secondo gli antichi egizi, il sole che entrava. Sì, Leonardo, ci mandi, è vero, te l'avevo mandata. La foto del miracolo del sole, così si chiama il Aspetta un attimo, sì, così si chiama questo meraviglioso evento. Questo è, come vi dicevo, il tempio maggiore del tempio minore. Adesso ero presa a parlare e non pensavo alle splendide immagini. Ecco quello che vi dicevo. Deve essere di una veramente o deve essere veramente una meraviglia.
il sole che entra e va ad illuminare, lo scopo era quello di andare a ricaricare l'energia del sovrano in queste due giornate particolari con il sole che entrava nel tempio. Tempio che, come ci diceva Leonardo, è stato violato, l'apertura è stata ritrovata da Belzoni, tempio che però è stato scoperto nel 1813 dall'archeologo svizzero Burckhardt, che però non era riuscito appunto a trovare questa entrata perché il tempio era coperto dalla sabbia. Belzoni, il nostro caro Belzoni, ci riuscì. Il miracolo del sole, uno degli eventi, credo, astronomici, uno dei più belli personalmente, è molto particolare, ma che il mondo ha rischiato di perdere negli anni 60, perché? Perché il tempo cambia, il progresso comunque serve. Evidentemente c'era necessità di costruire, proprio per motivi idraulici, la diga di Assuan, diga di Assuan che avrebbe creato appunto, e come poi ha fatto il lago Nasser, lago che però avrebbe, in alcuni casi lo ha fatto, sepolto, diciamo sommerso, più che sepolto, sommerso, dei templi meravigliosi, fra cui lo avrebbe fatto anche con i templi con il tempio di Abu Simbel. Sarebbe stata una perdita per l'Egitto, capite, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico, immane. E quindi il governo egiziano cercò una strategia, una tecnica, cercò dei progetti e quindi chiamò l'UNESCO, chiamò a raccolta tutto il mondo, perché non l'avrebbe perso soltanto l'Egitto, il tempio di Abu Simbel e tutti gli altri templi che sono stati coinvolti da questo salvataggio, ma coinvolsero tutto il mondo, perché avrebbe coinvolto una perdita del genere tutto il mondo. È un vero e proprio salvataggio. Anche un po' di questa storia la trovate anche sul blog su Egittolizzando, e viene chiamato proprio così: Missione Salvare Abu Simbel, perché è veramente una missione, era veramente un salvataggio. E tanti progetti arrivarono in Egitto, alcuni più fattibili, altri meno. Quello che vinse, tra virgolette, fu un progetto più europeo, possiamo dire. C'era sì, ovviamente, il governo egiziano, c'era la Francia, c'era la Svezia, c'era la Germania e c'era l'Italia. Ma non è che mi piace, diciamo, ecco, ricordare l'importanza dell'Italia. Sono stati importanti, ovviamente, tutti i paesi che hanno contribuito a questo progetto. Però l'Italia aveva un compito ancora più delicato. Perché? Perché il gruppo di lavoro era guidato da degli esperti di marmo. Ovviamente serviva degli esperti di marmo. E dove ci potevano essere degli esperti più esperti, se possiamo così dire, se non a Massa e a Mazzano, a Carrara e a Mazzano. Sto pensando a Massa Carrara, a Carrara e a Mazzano. Ci sono dei più grandi esperti cavatori di marmo e sono stati proprio loro chiamati a compiere questa importante missione. C'è un documentario di Alberto Angela che utilizza un termine particolare, un termine che tendenzialmente associeremmo a un pezzo di carne, a una torta, però effettivamente il termine è esatto, se ci pensate. Alberto Angela utilizza il termine affettare. In questi anni, negli anni del progetto, la montagna venne effettivamente affettata con dei fili di ferro praticamente, venne spezzettata letteralmente la montagna, ma non casualmente, soprattutto non con le stesse dimensioni. C'era un progetto in cui la montagna veniva tagliata di dimensioni regolari, ben precise. Beh, pensate cosa sarebbe potuto succedere, e in questo progetto il rischio era proprio quello, cosa sarebbe potuto succedere se il taglio avveniva lungo il naso o lungo l'occhio. Si sarebbe rotta, si rischiava di rompere appunto la parte, danneggiando irreparabilmente il monumento. Il progetto invece italiano, francese, tedesco e svedese cosa prevedeva? Prevedeva dei tagli ben adeguati, ognuno diverso dall'altro, quindi più complicato,
però ognuno diverso dall'altro, così da salvaguardare e da proteggere quella sezione. Sezione che ovviamente singolarmente era stata ben numerata, ordinata, spostata, così poi da poterla ovviamente riconoscere e ricostruire mettendola nella posizione adeguata. E così, pezzetto per pezzetto, la montagna del tempio è stato spezzettato, preso e spostato più in alto di 60, di 65 metri e più indietro di 300 metri. Però ovviamente una volta spezzettato, questo progetto iniziò nel 64, nel 1964. Vedete, ogni pezzo è stato sezionato e spostato indietro, con carrucole, con gru, con tutta la strumentazione adeguata. Però ovviamente, credo che nel 68, scusate, c'era data, nel 66, scusate, nel 66 il lago Nass era sepolto, sommerso il sito dove stava il tempio di Abu Simbel, ma ormai il tempio era stato totalmente trasportato. E poi però andava ricostruito. E quindi ovviamente, come vi ho detto, numero per numero, pezzo per pezzo, il tempio è stato costruito, ma la sfida non era finita. Perché? È perché non bastava ricostruire il tempio, poi c'era da ricostruire anche la montagna che lo sovrastava. E ovviamente, sì, grazie mille Andrea. Ovviamente non si poteva prendere i massi e portarli sopra il tempio. Perché? Perché avrebbero gravato sul tempio, sarebbero caduti nel tempio, l'avrebbero di nuovo danneggiato irreparabilmente. Quindi ci voleva una strategia, ci voleva un'idea geniale che ebbero: costruire una cupola sopra il tempio di calce e struzzo armato, e la montagna andò a poggiare sulla cupola, così da non gravare sul tempio, salvandolo. Si dice che, io non ho visto né il tempio originale, quindi né nel 60, né adesso, però mi si dice che, si vede scritto, che è stato spostato in maniera talmente perfetta che sembra che il tempio sia stato lì da sempre. Quindi come se non avesse risentito dello spostamento. Piccolo inciso, credo che tutti i paesi, ora io so dell'Italia, ma credo che tutti i paesi, l'Egitto gli abbia dato un tempio per ringraziamento. So che l'Italia lo ha, è al Museo Egizio di Torino, c'è cioè il bellissimo, splendido tempio di Ellesia, che il governo egizio ci ha regalato proprio per ringraziarci di questa splendida missione, di questo splendido progetto che ha riguardato non soltanto il tempio di Abu Simbel, ma anche altri templi di quella zona. E poi abbiamo cominciato tutto questo discorso con il miracolo del sole. Beh, vabbè, ovviamente non vi svelo niente. Gli ingegneri sono stati così bravi, ma veramente così eccezionali da essere riusciti a mantenere l'orientamento del tempio. E quindi ogni anno, e ormai finalmente si può dire lo farà per l'eternità, il sole entra 2 giorni di distanza, il 22 di ottobre e il 22 di febbraio, ma il sole entra nel tempio di Abu Simbel e i suoi raggi vanno ancora, e lo faranno per l'eternità, ad illuminare le statue di Ramses e delle sue divinità. E io vi lascio questa sera con un bellissimo servizio che abbiamo trovato con Leonardo su Rai Storia, dove proprio ci parla del trasporto. È un video vecchissimo, è proprio del 65, è proprio di quegli anni. L'abbiamo trovato era su Rai Storia, su YouTube, e vi lascio con questi 7 minuti di video. Un saluto a Allora, tutti. ecco, si vede sotto, ora lo lanciamo.
Thank you.
Buonasera, ecco, scusate l'inconveniente tecnico, ma è un inconveniente tecnico, in quanto il video è piuttosto vecchio, riportato in MP4, no? Mi ha inviato Elena il formato MP4, quando si va a caricarlo nel player da errore, quindi abbiamo ovviato questo andando in condivisione di schermo in YouTube, e essendo una condivisione di schermo non può essere una condivisione audio. Quindi comunque il filmato era molto molto bello, era interessante. E come? C'aveva delle bellissime immagini. Sì, le bellissime immagini, e quindi vi rendete conto dell'imponenza di questo lavoro che è stato fatto dall'eccellenza italiana. Siamo sempre indicati come negativamente, invece, in realtà abbiamo fatto delle cose meravigliose, non ultimo Luna Rossa in Nuova Zelanda, la barca tutta tecnologia italiana, con equipaggio tutto italiano, meno che il timoniere Spitil, però noi italiani siamo veramente un popolo che nel bene e nel male siamo veramente eccezionali. E così è stato anche per Abu Simbel, dove abbiamo salvato un patrimonio inestimabile per tutta l'umanità. Niente, quindi noi stasera avremmo concluso questa breve illustrazione del Tempio di Abu Simbel, della ricostruzione del Tempio, delle gesta di Belzoni, sempre nello stile che ci caratterizza questa trasmissione, questo piccolo caffè di informazione sull'Egitto, ma non solo sull'Antico Egitto, ma in realtà su tutta la cultura egiziana, sempre illustrato in maniera passionale, con tanta passione, con tanta gioia da Elena, che è una ragazza veramente in gamba, e nel tempo avremo modo, dopo ora una piccola pausa di carattere lavorativo di Elena, ci prenderemo qualche tempo di stop per la trasmissione, ma ritorneremo sicuramente nel prossimo futuro. Io volevo, in questo caso, visto che parliamo di Belzoni, poi parliamo di Abu Simbel, ancora una volta farvi vedere questo libro qui, Viaggio in Egitto e in Nubia, dove si parla anche di questa impresa del nostro Indiana Jones. Ecco, ora Paola vi manda in sovraimpressione il link dove è possibile, chi lo volesse, acquistare questo bellissimo libro, devo dire, insomma, un libro veramente meraviglioso. È Confermo. rimasto in lingua originale di Belzoni, quindi non è stato ritoccato, quindi ci sono tutte le varie imperfezioni linguistiche di questo antico italiano. Poi volevo anche presentare, sempre di Belzoni, La scoperta della tomba di Seti I. Questo è un libro uscito da pochissimo, lo trovate anche questo o sul nostro sito, oppure sui portali, sulle librerie, quelle che ancora sono aperte. Grazie Igor, grazie a te che ci segui.
Niente, poi vi volevo parlare del nostro corso di geroglifico medio egiziano. Ci sarà giovedì 18 marzo un'ulteriore puntata alle ore 21. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che ci sono delle grandi novità per quanto riguarda ciao Diana, buonasera. Per quanto riguarda Armachis, questo ci teniamo a dirlo, sicuramente nel mese di aprile riusciremo a pubblicare il libro del dottor Zaki Awas, Segreti della sabbia, in versione italiana. Siamo veramente arrivati in fondo con la impaginazione, quindi nel mese di aprile uscirà questo libro. Contiamo anche di poter fare una presentazione ufficiale con il dottor Zaki Awas in diretta streaming. Stiamo organizzando su questo, quindi sarà un bellissimo bellissimo evento anche per noi di Armachis, ma anche chi segue Egittolizzando, i nostri blog Anubi, Egittolizzando Montefiascone, la mia pagina, la pagina Armachis. Quindi il mese di aprile sarà un mese molto denso da un punto di vista editoriale per Armachis. Ci saranno anche degli altri eventi. Niente, io direi che stasera noi abbiamo concluso. Ci prendiamo un piccolo periodo di stop per motivi di lavoro, ma ritorneremo presto con questa trasmissione. Ci saranno, il sabato verrà rimpiazzata sicuramente Egittolizzando con un'altra trasmissione da parte di Anubi o di Armachis, penso probabilmente con presentazione dei nostri autori, e sarà sicuramente il prossimo sabato, sicuramente presenteremo qualcosa, ora dobbiamo metterla a punto, lo vedrete sul nostro blog o sulle nostre pagine. Allora, vi auguro buona serata, abbiate pazienza, abbiamo pazienza per la nostra chiusura, il lockdown, e sperando che di poter essere presto tutti liberi per poter visitare l'Egitto, perché ci sta aspettando con grande impazienza. Saluto Elena Capannella. Buona serata a tutti. E saluto tutti voi, vi auguro un buon weekend e soprattutto una buona vita.